Ciao ragazzi, benvenuti in diretta all'ottava puntata della Botteguccia dei Sigilli. Questa sera, come ha già fatto notare un commentatore immediato, ovvero Luke GB, che ci dice: stasera la Botteguccia diventa l'Helvete. E così è. Questa sera parliamo di Mayhem, parliamo di black metal, Inner Circle, e parliamo di tutto ciò che sta dietro quella che insomma è la band più discussa e la leggenda della band più discussa probabilmente della storia della musica per un miliardo di ragioni. Io sono il Teo Craccapar, come al solito sono qua con voi con grande gioia per dare, voglio dire, in questo caso fuoco alle polveri, insomma, accendiamo i fuochi questa sera per Mayhem & Co. Andiamo con la sigla e andiamo a incominciare questa meravigliosa serata. Grazie di essere con noi. Allora, eccoci qua, Helvete, Hell, giustamente, Inferno, quello che sarà il nome di un bellissimo e storico e leggendario negozio che fu fondato da alcuni dei personaggi di cui parleremo, in particolare da uno, ma poi insomma fu la casa di una marea di persone che in quel tempo e poi in futuro diventarono celebri per le più disparate questioni, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista musicale. Io vi saluto tutti, questa sera dunque Mayhem. Che dire per iniziare questa serata? Intanto saluto Roberto, super presente, e saluto anche Gnoma. Ugualmente, grazie mille di essere con noi. Che cosa possiamo dire in generale sui Mayhem? Intanto, vabbè, ovviamente non potevo esimermi dall'avere la t-shirt celebrativa questa sera di quello che sostanzialmente in termini storici è l'unico lavoro di ampio respiro che i Mayhem musicalmente riuscirono a fare nella loro carriera, assieme a tutta una serie di piccole altre produzioni e devo dire una quantità anche ridotta di live. Ma che cosa si può dire innanzitutto dei Mayhem? Sono una band la cui leggenda e molti degli atti che vennero portati a termine da alcuni dei personaggi che appartenevano alla band e che appartenevano al circolo, all'ambiente, alla clique, all'elite, chiamiamola come vogliamo, che girò attorno alla band, al negozio e ad alcuni personaggi in particolare carismatici. Insomma, la leggenda decisamente prese largo e ancora oggi vive ancora di più della musica, che fu relativamente poca. In realtà i Mayhem sono una band che vive ancora oggi, però praticamente nelle mani di uno solo dei membri fondatori originali, perché vedremo, insomma, non sono presenti per vari motivi alcuni dei membri fondamentali della band per disparati motivi. Grande album, assolutamente, album fondante sia dal punto di vista ideologico, ancor prima che da quello musicale, secondo me. Sto scendendo, ok, va bene, allora ti aspettiamo, comunque siamo qui con grande piacere. E che dire, andiamo a incominciare questa serata sui Mayhem, perché insomma è una serata veramente importante e particolare, e incominciamo ovviamente dalle radici. Ecco, anche qui la tradizionalissima accensione della sigaretta dopo il caffè. Come iniziò la leggenda dei Mayhem? Iniziò da due persone, iniziò da un batterista e da un bassista, rispettivamente Kjetil Manheim, batteria, e Jorn Stubberud, alias Necrobutcher, al basso, che fondamentalmente avevano fin da giovani incominciato a suonare generi musicali, fra i generi musicali più disparati. Intanto vi faccio vedere un giovanissimo, quello biondo, Kjetil Manheim, e poi un Kjetil decisamente più, come dire, ripulito, quasi al giorno d'oggi, Jorn con una simpatica carabina qua, e poi in compagnia di una persona, anzi ve lo faccio vedere dopo, e Jorn decisamente più vicino ai giorni nostri. Questi due musicisti incominciarono fin da giovani a suonare i generi musicali più disparati, ma a non esserne fondamentalmente soddisfatti. Più disparati ovviamente all'interno di una musica già piuttosto violenta. Si poteva già incominciare a nominare le prime generazioni del crust punk, piuttosto che una musica che si fondeva con l'hardcore e con alcuni diciamo filoni principali del metal, che erano quello di un metal piuttosto brutale, e in particolare uno dei loro riferimenti principali, anche quello che fece in modo fondamentalmente di venire in contatto, furono i Venom, che poi diedero tra l'altro teoricamente, così si dice, il nome al genere, vennero presi come riferimento per il nome del genere grazie al loro album Black Metal. Ma evidentemente non erano soddisfatti di quella che era la costituzione della musica che suonavano, desideravano decisamente qualcosa di più violento, e in ogni caso quel poco punk che ascoltavano non era decisamente la radice, diciamo, culturale musicale del periodo in cui vivevano, e soprattutto nella zona in cui vivevano, in Norvegia. Ovviamente incominciarono a costruire i primi pezzi in termini ritmici, ovviamente, soprattutto, ma avevano bisogno di due cose: avevano bisogno di un chitarrista e di un cantante. Beh, da dire che il cantante è una delle cose più variabili nella storia dei Mayhem, perché se ne possono contare fino a 5 principali, anche se poi bisogna considerare che probabilmente il cantante principale è uno dei Mayhem storicamente, oltre a quello che canta anche oggi. Ma l'incontro fondamentale che cambiò la vita e cambiò la storia della musica e del metal fu quello che ebbero grazie proprio a un incontro casuale, a causa, si dice apparentemente, per delle patch dei Venom su dei giubbotti a un concerto. E a quanto pare era estremamente ristretta, nonostante tutto, anche lì, la frequentazione di ambienti relativi al metal più estremo, ma l'incontro che fu, diciamo, importante, che fu determinante per la storia da lì in poi, fu l'incontro con un giovanissimo, giovane quanto loro, un personaggio che si chiamava Øystein Aarseth. La pronuncia ovviamente norvegese la lascio agli esperti. Øystein Aarseth dovrebbe essere qualcosa del genere. La maggior parte di voi che conosce la storia e la maggior parte dei fan di metal ovviamente conosceranno questa persona come una persona mitica, e la conosceranno con il nome di Euronymous, con lo pseudonimo di Euronymous, un personaggio che cambiò decisamente da lì in poi la storia, e vide praticamente lontano nella creazione di quello che doveva essere un genere musicale alternativo. I cantanti vennero trovati, vennero cambiati spesso nella storia dei Mayhem, come abbiamo detto. Il primo cantante fu un cantante piuttosto importante, adesso un padrino del metal, che si chiamava Billy Messiah Nordheim, che cantò però per esempio nei Mayhem solamente dal 1985 e parte del 1986. Anche lì le conoscenze avvennero tramite degli incontri casuali ai concerti, ma l'avvento di questa persona l'avvento di Euronymous, l'avvento di questo ragazzo che fu decisamente rivoluzionario all'interno della scena, sia per il suo pensiero, sia per la sua intelligenza, sia per la sua capacità di voler andare oltre i limiti da tutti i punti di vista, fu veramente, veramente determinante. Abbiamo poi delle foto di quello che era il trio originario. Fondamentalmente non ci sarebbe probabilmente stato modo di creare qualcosa di determinante all'interno della storia del black metal, o di creare effettivamente quello che è stato definito l'origine del black metal, senza l'introduzione di questo personaggio. Jorn, con tutto il rispetto, e anche Kjetil, assolutamente musicisti di tutto rispetto, però Euronymous è stato un personaggio con un carisma che poi si unì a un altro personaggio con un carisma distruttivo che vedremo più avanti nella puntata, e che generò fondamentalmente l'inizio di tutta quella che è stata la leggenda e la musica. Registrarono un demo ad inizio carriera, perché il loro interesse in realtà, nel frattempo vi faccio vedere Billy Norheim, che fu il primo cantante dei Mayhem, 85-86, registrarono un demo. Il loro interesse nella produzione, nel suonare live, e per lo più i difficili rapporti umani fra di loro, che in qualche maniera gettavano già le radici per quelli che sarebbero stati i disastri che sarebbero venuti in seguito, non facevano in modo che volessero mettere al centro il live. Tendenzialmente i Mayhem fecero pochissimi live, fecero un live in particolare importante organizzato dalla fanzine Slayer, condotta da un celebre personaggio del metal, dal nickname Metallion, che fu poi un personaggio che consigliò loro il cantante, quello che fu il cantante determinante per la prima parte della carriera dei Mayhem, Metallion, Jon Christiansen di Sarpsborg, e a Sarpsborg fecero una importante apparizione live, tra l'altro estremamente irriverente. Erano fondamentalmente interessati a prendere immediatamente una posizione di nichilismo e di fastidio nei confronti della società costituita, che poi fu seguita anche dagli interessi occulti e dagli interessi satanici, soprattutto a partire da Øystein Arset e Kjetil, che in particolare avevano anche un interesse nei confronti degli scritti di Aleister Crowley. Il loro però iniziale, diciamo la loro ispirazione musicale iniziale, è particolarmente degna di nota. Buonasera, ciao Bruno. È particolarmente degna di nota perché, sebbene siano andati a creare nella storia probabilmente il genere musicale, e in particolare l'esecuzione musicale più violenta che si sia mai sentita in termini di aggressività, in realtà le loro ispirazioni musicali, al di là di gruppi metal abbastanza classici già ai tempi, come possiamo vedere per esempio qua qualche esempio, i Celtic Frost per esempio erano un punto di riferimento abbastanza importante, così come ancora i Celtic Frost, così come lo erano ovviamente i Bathory, soprattutto per quanto riguarda i termini di musica di atmosfera, al di là dei contenuti e al di là della musica suonata semplicemente declinata all'interno del metal. Ancora i Bathory, in una, come vedete, tutte ovviamente tutte personcine che hanno uno stile piuttosto rassicurante per le nostre vecchiette che vanno in chiesa, ovviamente, e questo è molto divertente. I Venom sono un punto di riferimento decisamente importante, anche se già ai tempi, io lo cito proprio perché per i Mayhem, per quelle che erano le radici originali dei Mayhem, quindi Kjetil, Jorn e Euronymous, da loro venivano considerati come una band già estremamente commerciale, quindi in qualche maniera il nome fu di riferimento, alcuni contenuti satanici furono di riferimento, ma il loro tipo di approccio al mondo del business era decisamente considerato commerciale dai Mayhem. Un'altra importante frangia, diciamo, musicale, che non ci si aspetterebbe essere estremamente importante per le origini e per le ispirazioni dei Mayhem, è sicuramente quella della musica orchestrale e della musica colta, molto colta, di Diamanda Galás, per esempio, una compositrice, pianista e cantante e compositrice elettronica che ha fatto musica di tipo orchestrale, così come musica d'atmosfera, così come musica farcita di poesia e un utilizzo della voce pari praticamente a quello di Demetrio Stratos degli Area, tanto è vero che ha vinto il premio Demetrio Stratos, mi sembra, in un paio di occasioni, non solamente in una, per i vocalizzi di Diamanda Galás, così come per esempio qualcosa che veramente non ci si aspetterebbe dai Mayhem, ovvero, e in particolare da Euronymous, i Tangerine Dream, una delle band più importanti dal punto di vista della musica orchestrale di atmosfera e della composizione di musica da film o meditativa. Tutto questo era il fondo, tra l'altro, tra le altre cose, arrotondato anche dall'ascolto di qualcosa della musica, tra virgolette, classica in ambito rock e soprattutto psichedelica, come i Pink Floyd, quindi tutto quello che riguardava soundscape, ma la loro idea era quella di fare qualcosa di estremamente violento, qualcosa di nuovo. Non bastava quello che c'era e non bastava neanche quello che c'era in termini di metal, per quanto potesse essere brutale, e in molti casi, soprattutto da Euronymous, il death metal, quindi il metal che, a parte Chuck Schuldiner e i Death, quindi un death metal colto che probabilmente si è manifestato una volta sola nella storia, perché è un metal praticamente a metà fra il prog, lo psy, è un metal estremamente ricco che anche moltissimi death metaller non considerano death metal, probabilmente perché è un po' troppo difficile. Però i nostri amici dei Mayhem consideravano il death metal e i riferimenti semplicemente horror qualcosa di estremamente limitante, volevano decisamente andare oltre. Quali erano in sostanza i riferimenti? Quali erano? Questo è già per la parte 2 della nostra serata. Allora, abbiamo parlato un pochettino di quelle che erano le radici musicali per quanto concerne i nostri primi tre personaggi all'interno dei Mayhem. Le radici dal punto di vista ideologico erano varie, nel senso che il satanismo, che viene spesso nominato e viene, diciamo, associato immediatamente al racconto della storia dei Mayhem, è vissuto più come una forma di rifiuto della corretta moralità, rifiuto del business, dell'establishment, è una sorta di satanismo in erba, è più una condizione anti-autoritaria. Fa notare in particolare Kjetil, il batterista originario dei Mayhem, che si tratta spesso di un culto della morte più che di un vero e proprio satanismo. In ogni caso, gli atteggiamenti nichilisti, talvolta legati a qualcosa che viene definito come nazista in termini di superiorità, legato alla mitologia nordica, si unì immediatamente a quelli che erano gli interessi soprattutto di Kjetil e di Øystein, Euronymous, in Aleister Crowley, mago, esoterista, letterato, interprete della controcultura del Novecento, insomma, con la sua legge "fai ciò che vuoi", Questo è tutto quello che devi sapere. Un personaggio sicuramente molto, molto discusso, ma al centro dell'interesse di una marea di musicisti negli anni 60, 70, 80. Per quanto non avesse, in particolare Eustein, Hieronymus, un interesse preciso all'interno del satanismo, in particolare del satanismo umanista di Anton LaVey, americano, ordinarono da molto molto giovani la Bibbia di LaVey e da lì incominciarono a prendere praticamente dei riferimenti demonologici che andarono a finire parzialmente sia nei riferimenti testuali, che però venivano composti poi principalmente dal cantante, sia da quello che era il loro atteggiamento. Tra l'altro un atteggiamento controreligioso che in realtà era legato a un posizionamento politico che non si sa bene quanto fosse effettivamente realistico da parte di Eustein, però sia Kjetil che Jorn riferiscono il fatto che Eustein era estremamente posizionato a sinistra, cioè in estrema sinistra, era abbastanza allineato con posizioni staliniste, con posizioni relative ai personaggi come Pol Pot, cosa che tra l'altro non era di gradimento soprattutto da parte di Jorn, non perché ci fossero realmente dei problemi dal punto di vista politico, perché avessero un posizionamento politico gli altri, quanto perché effettivamente cosa risultava? Che Einstein prese quasi subito il controllo dal punto di vista burocratico della band e incominciò a mandare, diciamo, delle cassette, dei promo, delle lettere, delle richieste di attenzione in paesi che erano governati da dittature di sinistra, perché il suo modo di comunicare era fin da subito quello del mi piacerebbe che la gente morisse sotto il giogo di Satana, mi piacerebbe che il mondo morisse sotto il giogo di una dittatura comunista, e questo era fondamentalmente non appoggiato dagli altri. La personalità narcisista e l'egocentrismo di tipo estremamente come dire esplosivo da parte di Eustein era già presente in questa prima parte della carriera. Nella realtà dei fatti quello che univa queste persone era innanzitutto, come viene definito da Kjetil, una sorta di concept. I Mayhem nacquero effettivamente come un concept, nacquero con la volontà di comunicare, e lo fecero attraverso lettere per posta in maniera estremamente diffusa, fecero in modo di aprire la strada e di parlare del loro demo Death Crush quando ancora non era uscito, in modo tale che fosse praticamente noto a una marea di persone nell'area norvegese, nell'area di Oslo e nell'area in generale del metal e del black metal che stava nascendo, del death metal, e praticamente furono molto conosciuti ancora prima di sfornare qualcosa, ancora prima di sfornare quello che è stato il loro effettivamente primo album, ovvero l'album chiamato Death Crush, con questa meravigliosa tra l'altro copertina. Questo EP che fu il primo prodotto della band dal punto di vista pratico. Non mi ricordo a che punto mi hai detto anche i Merciful Fate con King Diamond, ma assolutamente. Per quanto io, ma questo è un diciamo un parere assolutamente personale, ritengo King Diamond un personaggio decisamente più furbacchione dal punto di vista del commercio, soprattutto rispetto a quello che accadrà in futuro, rispetto a quello che è stato soprattutto Euronymous. C'è da dire, secondo me, appunto a vantaggio di Euronymous, e al di là di tutto quello che fece, disse e fece in modo di creare, che Euronymous era decisamente un personaggio radicale, e lo era dal punto di vista del voler mantenere il black metal a disposizione di pochi, nel senso di poche persone convinte e che credevano effettivamente in una controcultura che potesse allontanarsi dalla volontà di successo a tutti i costi. Questo lo si deve assolutamente riconoscere a Euronymous. I Mayhem facevano in ogni caso molta fatica a procedere, anche perché Euronymous aveva modo già di litigare con una marea di persone, non avevano dei buoni rapporti, le persone che venivano provate alcune volte arrivavano a discutere con Euronymous in maniera talmente grezza da poter rischiare di prendere delle coltellate, e non era una questione, non è un modo di dire, era una cosa che accadde sia in termini di minacce che in termini efficaci, anche se poi non confermati o meglio non puniti dal punto di vista legale. A un certo punto la vita dei Mayhem, così descritta e così iniziata, cambiò perché vi fu l'incontro con un personaggio che fu la svolta sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista energetico che dal punto di vista storico. Pelle Dead Olin, un personaggio che rimarrà nella storia purtroppo per la brutta fine e per il grottesco trattamento che venne riservato al suo cadavere da Euronymous, quindi dal membro della band. Però andiamo con ordine. Pelle venne proposto ai Mayhem, dopo aver già cambiato due cantanti, da Metalion, che abbiamo citato prima, direttore della fanzine Slayer. Era svedese Pelle, suonava in una band che si chiamavano i Morbid. Nel momento in cui venne descritta la situazione dei Mayhem e quello che era la loro attitudine, i loro interessi, Pelle mostrò immediatamente una grande volontà, ecco, di unirsi alla band e di venire dalla Svezia e mollare tutto fondamentalmente in Svezia e venire a vivere in qualunque maniera fosse possibile. Tant'è vero che mandò una lettera alla casella di posta dei Mayhem, una lettera che non poteva essere dimenticata, non è dimenticata ancora oggi né da Jörn né da Kjetil né da chiunque avesse saputo questa situazione, perché gli mandò praticamente una scatoletta con dentro un topolino morto, già in stato di decomposizione, attaccato a una croce in legno fatta in casa con una lettera e una cassetta. A quanto pare puzzava talmente tanto che Jörn lo mise nel bagagliaio della macchina e poi a quanto pare il bagagliaio della macchina era aperto. Persero fondamentalmente il contenuto di tutto, ma non persero la lettera. Mostrarono interesse nei confronti di Pelle e lo fecero venire dalla Svezia. Nel 1988 a tutti gli effetti Pelle si muove dalla Svezia e arriva ad unirsi ai Mayhem. Il soprannome di questo ragazzo era Dead, in morto. In generale era un ragazzo con una personalità introversa e problematica, dagli tratti molto evidenti. Tanto vi faccio vedere una foto che sembrerebbe tra l'altro non confermare queste prime descrizioni. Eccolo qua, Pelle, dalla Svezia. Aveva fin da piccolo, a causa di quello che descrisse agli altri come un episodio di premorte o di passaggio, insomma, in questo tunnel dalla vita alla morte, a causa di uno spappolamento della milza che avvenne teoricamente, lui dice, per una caduta sul ghiaccio. Si seppe che probabilmente era vittima di bullismo alle scuole medie. Conta poco, rimane il fatto che lui fu convinto di aver avuto esperimento di near death experience, questa esperienza di near death in cui vide questo tunnel, vide le ombre che si aggiravano per gli alberi delle foreste, ed era convinto di appartenere a quelle ombre, di appartenere a quelle foreste. Era probabilmente il personaggio più vicino alle necessità sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista ideologico della band. Era una persona decisamente problematica, nel senso che si chiuse per esempio per 3 giorni in una bara in modo tale da a suo parere farsi crescere praticamente dei funghi nelle parti più morbide della pelle, ovviamente in una bara, in una cantina all'umido, con il minimo possibile di ossigeno. Era uso tenere uccelli morti e piccoli animali sotto il letto per sentire praticamente l'odore della morte, circondarsi dell'odore della morte, così come usava sotterrare gli abiti prima di suonare e anche prima di venire alle prove, in sala prove. Tra l'altro unendo ciò al fatto che si portava fra le altre un corvo che aveva raccolto ai lati della strada morto in un sacchetto, e ogni tanto durante le prove aveva l'abitudine di aprire questo sacchetto, dare una snasata incredibile per come dire, acclimatarsi con la sensazione della morte. È evidente che le problematiche in termini di solitudine e psichiatriche probabilmente a un certo livello di pelle non erano negabili. Era sicuramente una persona che aveva già dimostrato per molto tempo delle intenzioni suicide di cui non faceva segreto con gli altri normalmente. Il problema è che nella maggior parte dei casi Pelle veniva spinto in particolare dalla personalità torturatrice, dalla personalità già allora estremamente narcisista e manipolatrice di Euronymous a farlo effettivamente, a suicidarsi. Lui era convinto assolutamente, qua lo vediamo per esempio con Euronymous, con Death Crush, e poi adesso vi faccio vedere un po' di foto insomma sparse di quella che è la band ai tempi, e veniva spinto costantemente da Euronymous a fare questo passo. Ovviamente gli altri in qualche maniera ai tempi non erano consapevoli totalmente, lo vedete, lo riconoscete perché è sempre quello biondo in questo caso, Pelle. Per quanto insomma avessero già un trucco di scena che andava di pari passo con quelle poche esibizioni che facevano, in cui tra l'altro Pelle aveva degli atteggiamenti che erano praticamente unici nella storia della musica fino a quel periodo, nel senso che prese per esempio una sera disse sia a Jorn che a Euronymous di volersi tagliare sul palco per sgocciolare il sangue su coloro che assistevano al concerto, e in questa maniera riuscendo in qualche maniera a accontentare anche l'atteggiamento di Euronymous elitario del voler dire che rimangano solamente quelli che credono davvero in quello che stiamo facendo davanti al palco e che tutti gli altri se ne vadano. Tutto sommato Jörn non era molto preoccupato del fatto che si facesse troppo male, perché il coltello, uno dei coltelli che si portavano comunemente in giro, non era particolarmente affilato. Nella realtà dei fatti, essendo poco affilato e non riuscendo a farsi molto male, riuscendo effettivamente a incidere le vene in maniera profonda, spaccò una bottiglia e incominciò a incidersi le vene sgocciolando sangue, buttando sangue di qua e di là, unito ovviamente a tutto quello che era il comportamento estremamente provocatorio degli altri, in particolare di Jörn, che superava anche qualsiasi tipo di comportamento provocatorio che era già stato messo in campo dal loro primo cantante Billy Messiah e dallo stesso Arset, che Euronymous, che semplicemente faceva cose che sembravano essere decisamente più ridicole, più comiche, del tipo tirarsi giù i pantaloni o sputare o insultare il pubblico, ecco, aggredirlo in maniera continuativa. Il problema è che questa volontà di suicidio di Pelle, questa incapacità di sostenere la propria posizione al mondo in termini di solitudine, in termini di manie persecutorie, al di là di quella che è stata la spinta di Euronymous, arrivò purtroppo al dunque. La notte dell'8 aprile 1991, lasciando tra l'altro una lettera in cui si scusava del sangue e raccontava il fatto che questa cosa lui l'aveva già pensata da 17 anni e che apparteneva al mondo delle ombre, che apparteneva al mondo delle ombre, degli spiriti delle foreste, eccetera, che cosa fece? Incominciò a tagliarsi le vene andando e cercando di farsi morire, di lasciarsi morire nel bosco vicino a casa. Il sangue continuava a coagularsi a quanto pare, quindi decise di tornare a casa e di spararsi un colpo di fucile in faccia, mettendo fine alla sua vita. La breve vita di Pelle, che è stata però la voce fondamentale dei Mayhem e un'ispirazione in termini di testi riferiti al culto della morte, fu fondamentale. La breve vita di Pelle finiva qui, ma iniziava la parte più drammatica probabilmente della storia dei Mayhem, innanzitutto perché addirittura Chieti, il batterista, era convinto che Euronymous fosse al corrente del fatto che Pelle stava per commettere un suicidio. Così pareva, anche se queste sono ovviamente delle ipotesi portate avanti semplicemente da uno dei membri. Sta di fatto che Euronymous si presentò a casa di Pelle suonandogli, vedendo che non rispondeva al campanello, anche perché aveva l'unico mazzo di chiavi, sfondò la porta e trovò il cadavere di Pelle praticamente in un mare di sangue, di delirio, di cervella schizzate da tutte le parti, oltre a tutto il sangue che perdeva dalle braccia. Che cosa fareste voi? Probabilmente chiamare un'ambulanza è relativo, non so, chi chiama un'ambulanza, chi chiama la polizia, chi come minimo va in sbattimento, ecco, a vedere insomma un cadavere con la testa sventrata, eccetera. Lui che cosa fece? Prese la macchina fotografica e incominciò a fare delle foto, e non solo incominciò a fare delle foto del cadavere di Pelle, ma lo mise anche in posa. Tant'è vero che quella foto che io ho usato per le copertine, che è una foto piuttosto celebre, ancora una volta banner, attenzione ai contenuti espliciti che facciamo vedere, questa è una foto, non è un quadro, ma è la foto reale di Pelle dopo il suicidio, a parte il fatto che, come vedete, c'è il coltello sopra il fucile, c'è il cervello ricomposto a fianco del cadavere. È evidente che l'intervento di Euronymous per creare qualcosa di determinante da fotografare è stato evidente, tant'è vero che lui queste foto le utilizzerà poi, mandandole alla Columbia Records, per la produzione di The Dawn of the Black Arts, che come vedete è scritto tra l'altro qua in questa edizione di promo di The Dawn of the Black Arts, con questa foto della Columbia Records in cui era inciso il primo live importante fatto a Sarpsborg da parte dei Mayhem. A Sarpsborg, cioè la cittadina natale di Metalion, il direttore della fanzine Slayer, una cittadina una sessantina di chilometri a sud di Oslo. Il punto fondamentale è che fondamentalmente riprese, qui c'è un necrologio di Dead, riprese in fotografia quelle immagini e ne fece qualcosa di commerciale, o meglio, ne fece qualcosa che potesse essere sconvolgente per quanto concerne la prossima produzione discografica dei Mayhem. Lui chiamò tra l'altro Jørn, il bassista, e gli disse le parole Pelle ha fatto una figata, e Jørn gli disse: fatto una figata? Cioè Pelle è andato a casa. E Jørn di nuovo: è andato a casa? È tornato in Svezia? No, è andato a casa, cioè è morto, è tornato insomma nel mondo da cui diceva di provenire, e io ho fatto le foto, abbiamo le foto per il nuovo album. In quel momento l'amicizia fra Jørn e Øystein per un paio d'anni si interruppe del tutto. Questo fu fondamentale perché quel posto che venne lasciato al basso da Jørn venne preso da una persona che sarà poi estremamente determinante sia per la storia dei Mayhem che per la vita di Øystein, Euronymous, che per tutta la storia del metal. Questo fu l'atteggiamento di Øystein, ma questo avvenimento, il suicidio di Pelle, fu determinante in realtà per tutto ciò che venne dopo, per tutto ciò che si scatenò, un trigger fondamentale per tutto ciò che venne dopo. Parte quarta, il demone. Avete visto una foto di Euronymous in tenuta da Euronymous. Euronymous è, tra l'altro, pronunciato male, un demone descritto all'interno della Bibbia di Satana di Anton LaVey e citato anche in maniera ancora più primitiva all'interno dei demoni salomonici. Questo fu il nome d'arte che a tutti gli effetti che Euronymous incominciò a utilizzare, cioè Euronymous, soprattutto dal momento in cui Pelle si suicidò. Da quel momento il comportamento distruttivo e il ripiegamento all'interno del mondo della fantasia di Euronymous e nel mondo del suo delle pareti, diciamo, dei Mayhem e della storia della musica si chiuse sempre di più. In realtà lui aveva una personalità molto diversa. Jørn e Kjetil lo conoscevano come una persona rispettosa, di buona famiglia, una persona che andava molto bene a scuola, così come andava Kjetil, a differenza di Jørn. Era una persona corretta, dedicata, sobria, non beveva, non si faceva, vedeva di cattivo occhio in realtà mediamente il fatto che Jørn e Kjetil si facessero, che bevessero, ma in pubblico era un'altra persona, stava degenerando. Jørn disse fondamentalmente che si stava creando quella che sarebbe stata una reputazione postuma all'interno del suo mondo di fantasia in cui rimase chiuso, e prese sempre più le distanze dagli altri due. Jørn se ne andò, lasciò la band in questo momento. Nella fattispecie Einstein incominciò a pensare di essere il padrino fondamentale di un genere musicale, della band, che la band fosse l'unica in grado di suonare per bene, che lui potesse dettare delle regole di comportamento o dei dress code, un tipo di una sorta di modo di vivere, di appartenenza che era dipendente soltanto da quello che diceva lui. Questo è quello che viene raccontato dalla maggior parte delle persone che vi erano attorno, e ci sono persone che oggi sono diventate, tra l'altro, musicisti di alto livello in altre band che possono testimoniare di aver avuto un'amicizia con Einstein in maniera profonda, e che questo tipo di disparità, diciamo, di differenza tra quella che era Einstein di persona e Einstein in pubblico era sempre più evidente e diventò degenerativo dopo il caso di Pelle. Questa è la foto che io ho messo lì nel titolo del capitolo, che è estremamente interessante. Classica foto di Euronymous, e a questo punto oltre ad avere questa degenerazione dal punto di vista psicologico sempre più evidente, incominciò anche a pensare di fondare un negozio per vendere prodotti musicali, per vendere gadget, ed eventualmente che fosse la base economica per creare un'etichetta di produzione musicale, che arriverà in realtà in tempi non troppo brevi, cioè non troppo lunghi, scusate, una produzione importante, molto importante, perché fu poi determinante per il futuro. Arriviamo a quello che aveva citato subito all'inizio adesso Luke, ovvero arriviamo alla composizione globale, alla definizione, ecco, del chiudersi all'interno del mondo della fantasia di Euronymous con il suo posizionamento estremo e la necessità di incominciare a cercare dei seguaci, dirà lui dei terroristi, più che dei musicisti. Arriviamo fondamentalmente alla fondazione di Helvete. Helvete, il negozio di quello che diventerà l'Inner Circle, di quello che diventerà l'elite del black metal, che sarà fatta in parte da musicisti, in parte da ragazzi che non avevano fondamentalmente un riconoscimento né musicale né ideologico all'interno del milieu che frequentavano, ma che lì potevano avere un riconoscimento, in particolare di Euronymous, appunto. Diventò però fondamentalmente il teatro a tutti gli effetti di Euronymous, un negozio che incominciava a tenere banco sia per quanto riguarda le vendite, vero, di materiale, sia per quanto riguarda soprattutto le frequentazioni più importanti di quelli che sarebbero diventati quello che chiamiamo l'inner circle del black metal. Era un negozio aperto con un bassissimo budget a tutti gli effetti. Era un negozio però che diventò veramente determinante perché unico, non era una miniera d'oro, ma tra l'altro andava a rappresentare esattamente quello che era la personalità di Euronymous a quei tempi, cioè si vendeva ciò che Euronymous riteneva degno, si vendeva e si parlava di ciò che Euronymous riteneva degno, si ascoltavano le band che Euronymous riteneva ascoltabili. Si guardavano snuff movies, si guardavano contenuti estremi su fotografia, non c'era l'internet che conosciamo oggi evidentemente, fu lì la prima volta che effettivamente vennero mostrate anche a più persone le foto di Pelle che si era ucciso. Bisogna anche considerare, tra l'altro, dettaglio che prima non avevo detto, che oltretutto all'atto del fare le fotografie Euronymous recuperò anche dei pezzi di cranio di Pelle, conservandoli, alcuni conservandoli per sé, alcuni regalandoli a persone che riteneva degni all'interno dell'inner circle e che ritenne poi in futuro degni all'interno dell'inner circle, tant'è vero che ci sono delle persone ancora oggi all'interno del black metal e del death metal che pare abbiano dei pezzi di cranio di Pelle, alcuni come ciondoli attaccati al collo, alcuni semplicemente fra virgolette come portafortuna esoterici. Tanto più si stringeva il controllo da parte di Euronymous, tanto più i ragazzi più giovani venivano attratti da un posto che era decisamente unico. Voleva farne la base, come dicevamo, dell'etichetta di produzione. La degenerazione di un gruppo musicale, o meglio di un gruppo dedicato alla musica, di un gruppo unito dalla passione per la musica, in gruppo fra virgolette terrorista, avvenne quando Euronymous e alcuni amici stretti oltre alla cerchia dei Mayhem presero contatto con un gruppo che faceva esperimenti di esoterismo e di trance, piccoli rituali fatti in casa, sacrifici di animali, eccetera, presso Kristiansand. Kristiansand era una piccola località che, tra l'altro, è una località abbastanza rinomata come località di mare, ma da cui arrivò un personaggio che divise e determinò la storia futura dei Mayhem e in generale la storia di tutto il milieu del inner circle del black metal. In questo ambiente, tra l'altro, crebbero personaggi che poi avrebbero suonato in band estremamente importanti, di cui vi faccio qualche esempio, insomma band come i Carpathian Forest per esempio, che hanno conosciuto molto da vicino Euronymous e hanno con lui condiviso sia le speranze che l'idealismo dal punto di vista black, così come i Darkthrone per esempio, ma soprattutto da Kristiansand arrivò qualcuno che decisamente cambiò le sorti di tutta la storia da lì in poi, ovvero da Kristiansand in particolare Euronymous prese contatto con una persona che ai tempi si faceva chiamare Count Grishnak. Dal punto di vista, diciamo, nome da battaglia, direbbe Mario Brega. Ecco, questa persona, Varg Vikernes, fu una persona che cambiò decisamente tutto quello che era l'ambiente all'interno dell'inner circle, perché Intanto diventò praticamente come una sorta di doppelganger, di gemello stretto da un rapporto di amore e odio che era fu immediatamente chiaro con Oystein, con Euronymous. Per intenderci, questa persona che chiamiamo il Conte Grishnak, Barbi Kernes, è quello che poi verrà noto come Burzum, e venne conosciuto tramite i contatti con il circolo di Kristiansand. E Oystein fu talmente tanto attratto dalla decisione come dire attivista di Burzum rispetto a quella che era finora stata semplicemente un ambiente idealista, che gli produsse il primo disco. Adesso andiamo a vedere, questa è una foto che sembra estremamente amichevole di Varg, così come, scusate, non ve l'ho messa, in realtà questa è una foto piuttosto amichevole di Varg, così come questa. Fu un personaggio che cambiò perché spinse Euronymous a passare all'azione. Ma passare all'azione in che senso? Passare all'azione in tutta quella serie di atti che finora erano stati contemplati, finora erano stati considerati come attraenti, ma che fondamentalmente non erano considerati atti ancora fattibili dall'elite dell'inner circle. Qua vediamo il Barbi Kernes nella sua personalità di Count Grishnak. Il milieu adesso incomincia ad avere delle vere e proprie regole obbligatorie: vestiario, comportamento, band da ascoltare e band da non ascoltare, persone con cui socializzare, persone da aggredire a causa dei colori che portavano fuori ordinanza, zero vestiti da ginnastica. Vennero mandate da Euronymous e da Varg una marea di minacce di morte a band di death metal che suonavano per esempio con camicie fuori ordinanza, con camicie hawaiane, con colore che non andavano bene, e in generale venne acuita la mancanza di rispetto nei confronti del death metal come genere musicale poco impegnato secondo loro dal punto di vista idealistico. Fondamentalmente adesso l'accentramento del potere vedeva due teste all'interno di Helvete, una delle quali stava spingendo l'altra a prendere decisamente una posizione attivista, oltre ad accentrare, oltre a incominciare a fare una sorta di codice di legge che venne definita anche da Jörn e dagli altri che commentavano dall'esterno un po' come una polizia del black metal. Il nome di battesimo era Christian, esattamente, tu pensa, cioè, vabbè, questa è un'altra di quelle cose bellissime. Nome di battesimo Christian B. Kernes. Che cosa succede? Succede che adesso, con la spinta di Varg e con questa sorta di militanza unita fra Varg e Oystein, le cose incominciano a prendere una via decisamente più potente e di attivismo, di vero e proprio terrorismo. Fu in questo periodo che Oystein incominciò a dire: noi dobbiamo incominciare a smettere di volere dei musicisti, noi abbiamo bisogno di terroristi che aggrediscano il mondo cristiano, terroristi che aggrediscano il mondo perbenista commercializzato in cui viviamo e che vogliamo rifiutare. Il nostro movimento deve rimanere per pochi. Dopo aver prodotto come primo disco, come prima uscita ufficiale, il disco di Burzum, Cenere, Ask, iniziò praticamente la degenerazione del mondo di Helvete. Iniziarono tutti i crimini. Allora, in realtà l'atto numero uno, che spinse anche con una certa quantità di entusiasmo il gruppo ad agire e le spinse quindi a uscire da quella che era una teoria simbolica, fu l'assassinio di un uomo omosessuale che fece delle avance a un membro dell'Inner Circle che era Bard Faust Aytun, che diventò poi membro degli Emperor e che vi faccio vedere qua, eccolo qua, che sostanzialmente subì delle avance da questa persona un po' più grande di lui, anzi un pochettino tanto più grande di lui, che gli fece delle avance omosessuali. Bard decise di far finta di starci fondamentalmente e poi lo portò all'interno di una foresta e lo uccise. A questi atti, oltre ai primi avvenimenti importanti come il rogo della chiesa di Asane, che fu portato a termine da Bjørne Tønsberg, fondatore poi degli Immortal, eccolo qua, Bjørne Tønsberg e lo stesso Varvi Kernes, il 24 dicembre del 1992, quindi la vigilia di Natale. Tutto nell'arco di 6 mesi andò fuori controllo sostanzialmente. Da quello che sembrava essere una teoria simbolica diventò tutto efficace, soprattutto perché una serie di persone che in realtà non avevano dei contatti diretti con Euronymous incominciarono a dar fuoco a piccole chiese, a fare delle consacrazioni all'interno dei cimiteri, il rovesciamento di tombe, oltre agli atti di incendio fondamentali che vedremo sono quelli della chiesa di Asane e poi quello della chiesa della cappella di Holmenkollen, che fu portato a termine con tra l'altro la presenza di Eustein in questo caso, ma senza, adesso ve la faccio vedere, eccola qua, la cappella di Holmenkollen, che fu ovviamente ricostruita ma che era bellissima, tutta in legno. Tutti questi atti praticamente, anche se erano portati a termine da persone che agivano in maniera sostanzialmente spontaneista, facevano aumentare la cricca e facevano in modo che Eustein potesse potenziare la sua sensazione di avere il controllo di quello che era finalmente stato come dire, mosso come un movimento rivoluzionario. Dall'ideologia al movimento, la posizione, l'importanza del personaggio Burzum, del personaggio Vikernes all'interno di questa situazione non può essere considerata marginale. Era lui fondamentalmente che funzionava un po' come seconda testa, ecco, se vogliamo dire, assieme a Eustein nel gestire quello che era il collettivo dell'Inner Circle. Per quanto, ripeto, moltissimi di questi atti erano spontaneisti e contemporaneamente venivano chiamati, queste persone che li facevano venivano chiamati da Eustein, mentre Kjetil per esempio, batterista, o Jørn, che comunque ogni tanto aveva ricominciato ad avere dei rapporti almeno telefonici con Einstein, gli dicesse: ma come cazzo è possibile, cioè te li chiami attorno eccetera, li stai proteggendo, gli dai eventualmente anche dei posti dove vivere, glieli consigli, dovrebbero effettivamente consegnarsi alle autorità. Per Einstein e per Varg questo era qualcosa di inaccettabile, soprattutto era estremamente eccitante, così come era stato eccitante l'omicidio di quella persona che fu accoltellata da Bard Faust Aytun a causa di questo diciamo avvicinamento, queste avance di tipo omosessuale che gli vennero fatte. Eustein teneva una posizione di protezione rispetto a tutte queste persone e continuò a fare ciò. Si sentivano perciò legittimati e fondamentalmente le telefonate che continuavano ad arrivare al centro, a Helvete eccetera, erano sempre di più, le dissacrazioni anche semplicemente come azioni. Questo fu qualcosa di estremamente importante perché la cerchia crebbe. È chiaro che più crebbe la cerchia, più bisognava considerare che le persone considerate in grado di mettersi in movimento erano sostanzialmente quelle 3, 4, 5, 6 persone in particolare, almeno all'interno di Helvete. La polizia aveva dei sospetti sempre più forti. Qui intervenne fondamentalmente quello che viene considerato un atto estremamente dispregiativo, non tanto per, come dire, per il fatto di prendersi la responsabilità degli atti fatti, ma quanto per il fatto che cosa fece Burzum? Incominciò a parlare anche al di fuori della cerchia, incominciò a parlare degli atti che venivano fatti, di prendersene delle responsabilità, ma di prenderle fondamentalmente dei meriti rispetto a quello che avveniva. Questa è una bellissima foto di Burzum nel periodo in cui fece quella meravigliosa dichiarazione: io smetterò di vestirmi di nero quando faranno un colore più scuro, che è qualcosa veramente di super citabile. E quindi cosa successe? Che diede un'intervista su diversi settimanali, in particolare due. A questo punto Oystein era veramente contrariato, non tanto per la presa di responsabilità, quanto per il fatto che per Oystein Varg stava commercializzando l'ambiente, era inaccettabile per lui, e più volte si fece cogliere dicendo che avrebbe voluto uccidere Varg, che sarebbe dovuto morire. Molti membri dell'Inner Circle dissero che fondamentalmente Varg non poteva prendere queste minacce sotto gamba, perché a tutti gli effetti c'erano voci che Oystein avesse avvelenato un tizio di una fanzine polacca che era venuto a parlare a scrivere dei Mayhem un anno prima, e che avesse anche avuto da dire con un ragazzo greco che anch'esso era scomparso dopo un incontro con Oystein. Quindi, dopo aver deciso fondamentalmente quello che sarebbe stata il contenuto del booklet della stampa della futura uscita dei Mayhem, cioè il disco della mia maglietta, ovvero The Mysteries Don Satanas, che tra l'altro ha una scritta in latino diciamo un po' maccheronico, The Mysteries Don Satanas, perché dovrebbe essere Domi, se non ricordo male, in latino, in ogni caso è Satanae, comunque Satane. Rimane il fatto che questa tra l'altro è la cattedrale di Nidaros, che è uno dei posti più belli della Norvegia, meravigliosa. Avrebbero voluto farla esplodere, ma non avevano mezzi, tra l'altro. Questa fu la scelta per la copertina della prossima uscita dei Mayhem, ma la distanza fra la posizione di Oystein e la posizione di Varg in termini di quella che Oystein riteneva una ricerca di notorietà, o comunque uno scoprire, diciamo, le carte rispetto a quello che stavano facendo, divenne fondamentalmente per Oystein intollerabile, e le minacce nei confronti di Varg furono talmente potenti che a tutti gli effetti Varg le prese in considerazione. Come le prese in considerazione? Oystein era una persona colta, era una persona con insomma la personalità che abbiamo descritto finora. Burzum era una persona decisa, era una persona d'azione, a quanto pare. Lui raccontò di aver avuto un diverbio e fondamentalmente di aver agito per legittima difesa. Quello che fece è che la notte del 10 agosto 1993 si recò a casa di Oystein, suonò più volte, non era facile trovare Oystein, tra l'altro, perché si era appena trasferito in questa nuova casa e non era facile trovarlo. Oystein non sapeva chi potesse trattarsi, ma alla fine decise di lasciare entrare Burzum. Ebbero una discussione, a quanto ebbe a dire Burzum poi in corte, una discussione relativa al fatto che Burzum aveva anticipato 5.000 corone per la produzione di quello che sarebbe stato il prossimo disco dei Mayhem, problemi di tipo addirittura ideologico o tra virgolette sociale, nel senso che raccontò addirittura di aver trovato un dildo sporco di feci, per cui in un cassetto di Einstein, per cui lo accusò anche di essere omosessuale, quindi questo era inconcepibile per alcuni di loro, almeno per Varg, e per altri all'interno della cricca dell'Inner Circle. Il fatto è che fondamentalmente quello che successe è che tirò fuori il coltello e che lo accoltellò più volte, più di 20 volte al torso, alla gola e anche al cranio, lasciandolo morto in casa. Tanto è vero che sono state costruite addirittura delle action figure terrificanti ma divertenti. A me queste qui, che quando le trovo mi fanno morire, quindi ve le faccio vedere. È stata fatta anche una action figure di Euronymous con il coltello praticamente infilato nel cranio, se potete vederlo. Vabbè, qualcosa di impressionante. Così lo lasciò. Ci fu una breve indagine. Per la maggior parte delle persone che appartenevano all'Inner Circle, il fatto che Einstein fosse stato ucciso da qualcuno all'interno dell'Inner Circle era abbastanza chiaro. Proprio per il fatto che la sua casa non era facilmente trovabile e in ogni caso aveva atteggiamento estremamente di distanziamento sociale, ecco, Einstein, in tempi non sospetti, anche se sicuramente per fortuna non portava la mascherina, venne praticamente beccato, venne portato in corte, fu giudicato in maniera anche piuttosto veloce, e il 27 aprile 1994 fu condannato a 21 anni Burzum, che era il massimo della condanna plausibile per l'ordinamento legale. Tra l'altro una figata, perché voglio dire, per quanto riguarda tutto quello che stiamo dicendo di serial killer, il massimo di una condanna a 21 anni e la possibilità di reintegro nella società, la possibilità di avere alcune volte le celle aperte per la propria autogestione del tempo, la possibilità di avere gli strumenti con cui poi lui fondamentalmente registrerà diversi dischi sia di tipo ambient che di tipo black. Lui guadagnò un sacco di notorietà. Quando finalmente poi il disco uscì nel 94, effettivamente Varg fu quello che guadagnò di più da tutto quello che avvenne, anche dalla propria partecipazione all'omicidio di quello che era stato il padrino del black metal, che viene considerato ancora oggi il padrino del black metal. Tant'è vero che, al di là di quello che è la sua, diciamo, la sua grande capacità di manipolazione dei media e dell'immagine di sé trasferita, Varg in generale divide un pochettino, ecco, il pubblico. Ci sono molti che in ogni caso ascoltano anche i suoi album, fra cui io, i suoi album ambient, perché li ritengono degli album validi, così come ci sono tantissime persone che magari rifiutano anche la musica proprio perché non hanno rispetto per colui che, oltre ad aver fatto un omicidio che può sembrare minimale per alcune di queste persone all'interno dell'Inner Circle, viene considerato una persona che ha svilito, che praticamente ha commercializzato tutto un ambiente che doveva rimanere elitario. A tutti gli effetti oggi Barbie Kernes è libero, vive nel sud della Francia, fa una vita praticamente da youtuber, da tiktoker, da personaggio, insomma, che effettivamente sta vivendo tutta quella notorietà che gli è venuta anche da quell'omicidio lì. Assolutamente, Luke, sono d'accordo con te, ma infatti io ecco, così come stiamo cercando di affrontare la vita magari dei serial killer, cercando di vedere quelle che sono le loro radici sociali, e cercare di non staccare la responsabilità della società dalla responsabilità personale, io tendo a voler, come in tanti altri casi, completamente staccare il personaggio Burzum, che dal punto di vista commerciale non mi piace molto per vari motivi, al di là dell'omicidio, dal fatto che secondo me ha fatto musicalmente dei belli exploit, ecco, niente da dire. Tra l'altro una curiosità che magari molti non sanno, la parola Burzum è ovviamente parola oscurità, cioè significa oscurità, ma non è tanto ovviamente tratta da quello che venne creato da Tolkien e denominato il linguaggio nero, cioè il linguaggio delle creature dell'oscurità all'interno del mondo di Tolkien, quindi all'interno del mondo di Arda, ed è direttamente tratto da quella che è l'incisione sull'unico anello, quindi l'anello che dà il potere sugli altri anelli. Nella fattispecie, come vedete, il linguaggio nero è stato codificato come il linguaggio elfico e una serie di altri linguaggi secondari da Tolkien, perché vabbè, era un genio. Ashnazg Durbatuluk, Ashnazg Gimbatul c'è scritto, Ashnazg Trakatuluk, Akburzum Ishi Krimpatul, Akburzum Ishi è in the darkness, nell'oscurità, Burzum Ishi. Ovviamente non stiamo qua a fare un lavoro di interpretazione di quella che è la forma anche sintattica completa che Tolkien costruì per quanto riguarda il linguaggio nero e altri linguaggi, anche perché questa è l'unica parte di linguaggio nero presente nel Signore degli Anelli, che è una variazione di linguaggio elfico, ma in ogni caso Burzum Ishi in the darkness bind them, un anello per controllarli tutti, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, nell'oscurità incatenarli. Quindi da questo il riferimento, ovviamente, al di là del Norreno e da quello che era anche il riferimento, insomma, culturale e letterario di Burzum. Come libro consiglio Lords of Chaos, assolutamente interessante, lo consiglio anch'io. Anello che ho io originale fatto dalla Weta in Nuova Zelanda. Guarda, io ne ho uno che c'era dentro nella versione quella speciale di 12 ore del Signore degli Anelli, che comprai immediatamente tipo un nanosecondo dopo che uscì, quando ai tempi ancora c'era quel meraviglioso blockbuster che poi fu soppiantato. Bellissimo, bellissimo, tra l'altro. Unico esempio del linguaggio nero, insomma, in tutta la letteratura di Tolkien. Ok, adesso siamo arrivati quasi alla fine, dobbiamo fare la chiamata al nostro amico giù negli inferi, che voleva dirmi qualcosa, tra l'altro, di un amico, deve aver fatto una domanda attraverso Instagram per chiedergli un affitto giù. Vediamo che cosa ci dice. Volevo rubarvi 40 secondi per farvi vedere un primo promo che ho fatto io delle mie opere, che spero vi piacerà, e vi invito ad andare a vedere le mie opere su Instagram come al solito, e di seguire il mio canale YouTube, che è praticamente appena nato, ho incominciato a occuparmene da poco, ma incomincerà ad avere tutta questa serie di contenuti a partire, insomma, da questi mesi. E il primo video che ho fatto è questo qua, così magari mi date poi un commento, mi fate sapere se incomincia a piacervi questo tipo di contenuti, e poi il libro della serata, un piccolo video di autosponsorizzazione. Eccoci qua, mandatemi ovviamente qualche commento, avete visto qualcuna delle mie ultime ballerine della collezione delle ballerine madri, insomma il rapporto che c'è fra il corpo usato come modello, il corpo estratto dalla spiritualità, il corpo utilizzato come vendita di finta arte, eccetera, eccetera. Ci sono una marea di dettagli nel mio account Instagram che spero abbiate la gioia di di voler vedere. Allora mi fermo a St. Vitus, beh minchia, St. Vitus, Sleep On e Wine on Ryrich in generale, Terror Doom, fantastico. Il link del mio canale, guarda, dovrebbe esserci nel video sotto, come in praticamente tutti i video che ci sono. Comunque il canale è Crack Apart, così come vedi il @crackapart per Instagram, sostanzialmente il canale ha lo stesso identico nome su YouTube. Se non c'è su questo video lo aggiungerò, insomma, e grazie mille per l'interessamento. Terron Doom, ok, Terron Doom è meraviglioso. Il libro della serata. Il libro della serata è una chicca, vediamolo qua. Allora, si chiama Carnacki, il cacciatore di fantasmi di William Hope Oxon, Dunwich Edizioni. Interessante, primo perché William Hope Oxon, grande diciamo scrittore, amato tantissimo dal mio Lovecraft. Secondo, è un'edizione Dunwich Edizioni molto particolare ed è l'unica edizione al momento che comprende tutti gli scritti relativi a Carnacki, il cacciatore di spettri. È una sorta di Sherlock Holmes degli spiriti, ma Sherlock Holmes in generale delle cose un po' weird, ante litteram, questo Carnacki, ed è molto molto affascinante, ecco. È l'unica edizione che contiene tutti i racconti che si erano sparsi nei tascabili 1000 lire, nelle piccole edizioni qua e là degli anni 90, finalmente ne hanno fatta un'edizione. Il cacciatore di fantasmi, Carnacki, di William Hope Oxon. Molto molto interessante, Dunwich Edizioni, mi raccomando, veramente bello. Poi vediamo chi mi ha scritto ancora e andiamo con la telefonata. Beh, grazie Mike, grazie. Guarda, YouTube per ora l'avevo lasciato un po' indietro perché fra questa e quell'altra cosa, Instagram, il sito che devo riaggiornare, dipingere, fare tutte le robe, preparare questi contenuti eccetera, ovviamente uno sono, e però YouTube adesso voglio incominciare a metterci dentro un po' di roba. Questa sera mi sa che abbiamo avuto un ascolto un pochettino per ora più settoriale, però si allargheranno. Non so se abbiamo fatto abbastanza impatto con quella copertina, ma spero proprio di sì e spero che l'impatto continui. Adesso dobbiamo fare la solita, la nostra solita telefonata. La telefonata da casa, e a casa ci sono sicuramente un pochettino di personaggi interessanti. Andiamo a togliere uno degli auricolari, ovviamente vado a usare il mio prodotto personale Crack Apart con i dadi 666 che ci permette di parlare a casa con lo zio Lu, e vediamo un po' che cosa avrà da dirci oggi. Andiamo a togliere questa musica di sottofondo e proviamo a vedere che comunicazione ci potrà dare. Vediamo un po', 666 come al solito. Tanto vediamo, sempre lontano dal telefono evidentemente. Eccoci, ciao Lu! Ciao Lu, com'è? Ah, guarda, sì, ma infatti, va bene, dai, che cosa, va bene, dai, ti metto in comunicazione subito, dai, sì, dammi un parere, va bene, dai, ok, eccoli qua, vai Lu, vai. Ehi là Teo, buonasera e ciao a tutti gli amici, avete parlato di cose che me solleticano tantissimo. Ho già un sacco di quella gente qua con me. Tra l'altro ti saluta la contessa Elizabeth Bathory, non sai che quantità di latte. Praticamente la centrale del latte devo contattare ogni settimana. Fra bagno nel latte e bagno nel sangue è un disastro davvero, in onore a un sacco di quelle band. Eh sì, soprattutto il sangue, vi sa, soprattutto. Va bene, dai. Sì, ma quello là allora l'hai sistemato. Vabbè. Va bene. Va bene, dai. Va bene, dai, un ultimo, poi devo salutare i ragazzi anche ok, va bene, devo andare a vedere cosa mi hanno scritto. Dai. Vai. Beh, a parte che la musica mi garba molto, poi tutte quelle chiese bruciate, quelli assassini indiscriminati, insomma, di che cosa stiamo parlando? Veramente una puntata a me congeniale, ma io mi chiedo, ma mi farai una puntata su qualcosa di comico, grottesco prima o poi? L'abbiamo in programma! Va bene, a proposito, guarda che quell'amico che aveva chiesto se c'era posto, il posto c'è. E devi soltanto comunicarglielo. Dai, vi saluto tutti, passate una buona notte e ci sentiamo alla prossima, mi raccomando, qualcosa di comico e grottesco. Ciao. Guarda, ce l'ho in programma, Lu, ne ho parlato oggi con Luca. Va bene, dai, grandissimo, ti salutano tutti, c'è gente veramente interessante questa sera. Va bene? Dai. Ciao Lu, ciao. Oh, la contessa Bathory, beh, come dire, citazione meravigliosa. Bisognerebbe fare una puntata con la, per quanto riguarda la contessa Bathory, secondo me, tra l'altro, decisamente. Vediamo un po' cosa mi avete scritto. La Madonna, mi avete scritto un sacco di roba. Glielo richiedo, Mike, te lo faccio dire. A me piacciono molto i Melvin, sono meravigliosi tra l'altro i Melvin, sono veramente, tra l'altro fanno del cabaret oltre alla musica e sono praticamente unici nel loro genere, grandissimi Melvins. Non malaccio, dice Luke, anche i Clutch, più Southern ma top, preferisco i Chius e i Fu Manchu. Ok, i Melvins per me sono qualcosa, ma forse perché è una di quegli ascolti fatti da piccolo. Ascolti, ragazzi, Dark Throne, Emperor, Immortal, me ne vengono in mente in realtà tanti, vabbè. Ce ne sono veramente tanti, che per fortuna la Norvegia ha incominciato, non solo la Norvegia, ma la Norvegia in particolare ha incominciato a buttare fuori una marea di roba indipendentemente da tutto. Vediamo un po', e Vipsai, che è il mio elemento con lo stoner, come etichetta anch'io, sto cominciando ad ascoltare i Nebula. Ragazzi, dovreste venire magari una serata a fare due chiacchiere, perché sarebbe veramente interessante fare una serata in cui facciamo due chiacchiere tutti assieme anche su questo tipo di contenuti. Che dire, è stata veramente una serata interessantissima, a me è piaciuto tantissimo parlare di questo tipo di contenuti, anche se sono magari dei contenuti un pochettino più diciamo, come dire, settoriali, ecco. Io devo dire che una band che per me è fondamentale, su quella chiudo, anche se è una band che ovviamente potrebbe citare chiunque, sono ovviamente i Behemoth, per vari motivi, anche perché hanno una potenza compositiva e una potenza diciamo teatrale che è veramente unica. Bene ragazzi, è stato è veramente bellissimo. Guarda Mike, tanto riguardatela dopo, ma io sto vedendo e state dicendo un sacco di cose che sono veramente una figata, e come dire, davvero dovremmo provare a fare una serata anche con degli interventi da qualcuno che vedo che ha tantissima passione, ecco, che è la cosa fondamentale. Nelle prossime puntate torneremo magari sul sangue, tratteremo qualcosa anche di sociale eccetera, e vi sorprenderemo, perché quello che lui ha chiesto, fare qualcosa di comico grottesco, è una cosa che avevamo già in mente, e parleremo magari di qualche personaggio che tendenzialmente la gente non associa a quello che potrebbe essere il contenuto della Botteguccia dei Sicilli, ma dal quale noi tireremo fuori, ecco, del succo, qualcosa che non ti aspetti, ma tireremo fuori del succo da Botteguccia dei Sicilli, anche da personaggi che apparentemente appartengono a tutt'altro ambito, ok? Magari del cinema, magari della letteratura. Vi ringrazio, è stata veramente una bella serata, vi voglio bene, andate a vedere le mie opere, grazie mille veramente, e che dire, passate una buona notte. Direi che in linea di massima ci vediamo domenica, salvo modifiche che comunque conoscerete tempestivamente. Buonanotte dal Teo Kirkapart, grazie per essere stati con noi.